In certe epoche andavano a caccia di uomini. La chiamavano la guerra dei fiori. A metà del lungo atrio dell'hotel pensò che doveva essere tardi e si affrettò ad uscire in strada per andare a prendere la motocicletta nel posto in cui il portiere dell'edificio accanto gli permetteva di lasciarla. Nella vetrina di una gioielleria vide che erano le 9:10. Sarebbe arrivato in anticipo, là dove stava andando. Il sole filtrava tra gli alti edifici del centro e lui, perché per se stesso non aveva un nome, salì sulla moto, godendosi la corsa. Il motore ruggiva tra le sue gambe e un vento fresco gli spiegazzava i pantaloni. Si lasciò alle spalle i ministeri, quello rosa, quello bianco, e i negozi delle vie del centro con le loro vetrine scintillanti. Adesso cominciava la parte più piacevole del tragitto, una strada lunga e diritta tra due file di alberi, con poco traffico e con i giardini delle ville che arrivavano fino ai marciapiedi. Forse un po' distratto, ma viaggiando sempre sulla corsia di destra, come si conviene, si rilassò, godendosi quel mattino terso e il lieve guizzo di quel giorno appena iniziato. Forse fu quel suo involontario rilassamento ad impedirgli di evitare l'incidente. Quando vide che la donna, ferma all'angolo fino ad un secondo prima, attraversava la strada nonostante i semafori verdi, era ormai troppo tardi. Frenò con il piede e con la mano, sbandando sulla sinistra, e mentre sbandava sentì il grido della donna e perse conoscenza. Fu come addormentarsi di colpo. Quando tornò in sé, 4 o 5 uomini lo stavano togliendo da sotto la moto. Aveva in bocca un gusto di sale e di sangue. Gli faceva male un ginocchio e quando lo sollevarono gridò per il dolore al braccio destro. Voci che non sembravano appartenere ai volti sospesi sopra di lui lo incoraggiavano con commenti e rassicurazioni. Per lui fu un grande sollievo sentirsi dire che era stato suo diritto attraversare l'incrocio. Cercando di dominare la nausea che gli prendeva la gola, chiese della donna. Mentre lo trasportavano a pancia in su, passando sotto alberi pieni di uccelli, gli dissero che la responsabile dell'incidente non aveva che qualche graffio alle gambe. L'ha presa solo di striscio, ma il colpo ha fatto cadere la moto sul fianco. Opinioni, ricordi, piano, fatelo entrare di spalle. E qualcuno con un camice gli diede da bere qualcosa nella penombra di una piccola farmacia di quartiere. L'ambulanza della polizia arrivò dopo 5 minuti e lo caricarono su una barella su cui poté stendersi comodo. Perfettamente lucido, ma sapendo di essere sotto l'effetto di uno shock terribile, diede il suo indirizzo al poliziotto che lo accompagnava. Il braccio destro non gli faceva più tanto male, ma da un taglio nel sopracciglio gli colava un po' di sangue sul viso. Una o due volte si leccò le labbra per sentirne il sapore. Stava abbastanza bene. Era stato un incidente, un colpo di sfortuna. Una o due settimane di riposo e niente di più. Il poliziotto gli disse che la motocicletta non sembrava molto danneggiata. Beh, certo, rispose lui. La botta l'ho presa io al suo posto. I due risero. E quando arrivarono all'ospedale, il poliziotto gli strinse la mano e gli augurò buona fortuna. Gli stava tornando la nausea. E mentre lo trasportavano a pancia in su, chiuse gli occhi e desiderò dormire. E invece lo tennero sveglio per parecchio tempo, in una stanza che odorava di ospedale, mentre compilavano dei moduli, lo spogliavano e gli facevano indossare una camicia grigia e dura, muovendogli il braccio destro con attenzione, di modo che non sentì dolore. Le infermiere scherzavano. E se non fosse stato per la nausea,
sarebbe sentito molto bene, quasi contento. Lo portarono al reparto di radiologia e 20 minuti dopo, con la lastra ancora umida, appoggiata sul petto come una lapide nera, passò in sala operatoria. Un uomo vestito di bianco, alto e magro, gli si avvicinò ed esaminò la radiografia. Mani di donna gli sorreggevano il capo mentre lo spostavano dalla barella al tavolo operatorio. L'uomo in bianco gli si avvicinò di nuovo, sorridendo, con qualcosa che gli brillava nella mano destra. Poi gli sfiorò una guancia e fece un cenno a qualcuno fermo dietro di lui. Come sogno era bizzarro, perché era pieno di odori, e lui non sognava mai odori. All'inizio c'era un odore fangoso. Sulla sinistra del sentiero cominciavano le paludi, le sabbie mobili da cui non tornava nessuno. Poi quell'odore scomparve e al suo posto ne venne un altro, complesso e oscuro, come la notte in cui stava fuggendo dagli Aztechi. Ed era tutto perfettamente logico. Doveva fuggire dagli Aztechi, che erano a caccia di uomini, e la sua unica possibilità era quella di nascondersi nel folto della selva, cercando di non allontanarsi dallo stretto sentiero che solo loro, gli Aztechi, conoscevano. La faccenda degli odori era insopportabile, come se persino nella solitaria accettazione del sogno qualcosa dentro di lui si ribellasse contro ciò che era insolito, che fino ad allora non aveva fatto parte del gioco. Odore di guerra, pensò, toccando istintivamente il manico del pugnale che portava alla cintura. Un rumore improvviso si acquattò spaventato. Avere paura non era strano. Nei suoi sogni tante volte aveva avuto paura. Restò in oscuro, protetto dai lami di una rossa e dalla notte senza stelle. Il rumore non si ripeteva. Era stato come di un ramo spezzato. Forse un animale che, come lui, scappava dall'odore della guerra. Lontano, dalla parte opposta del grande lago, gli sembrava che ardessero dei fuochi. Un riflesso rossastro colorava una parte del cielo. Cauto, si alzò in piedi annusando l'aria. Non sentì più alcun rumore, ma la paura era ancora lì, così come l'odore, quell'incenso dolciastro della guerra dei fiori. Doveva andare avanti, continuare fino al cuore della selva, evitando le paure. A tentoni, chinandosi per toccare il suolo più duro del sentiero, fece qualche passo. Avrebbe voluto mettersi a correre, ma lì accanto pulsavano le sabbie mobili. Cercava di avanzare lungo il sentiero avvolto dalle tenebre, quando gli arrivò una zappata dell'odore orrendo che lo terrorizzava e balzò in avanti disperato. Smettila di agitarti, gli disse quello del letto accanto. Va a finire che cadi dal letto. Aprì gli occhi ed era sera. I raggi del sole filtravano obliqui dai finestroni dell'ospedale. Mentre cercava di sorridere al suo vicino di letto, si strappò quasi fisicamente dall'ultima visione dell'incubo. Il braccio destro, ingessato, era tenuto sospeso a mezz'aria da un marchingegno di pesi e di pulenze. Aveva sete, come se avesse corso per chilometri, ma non gli permettevano di bere molta acqua. Poteva appena inumidirsi le labbra. La febbre si stava poco a poco impadronendo di lui e stava per addormentarsi di nuovo, ma si sforzò di rimanere sveglio, ascoltando le conversazioni degli altri malati e rispondendo ogni tanto a qualche domanda.
vide arrivare un carrello bianco che si fermò accanto al suo letto. Un'infermiera bionda gli strofinò dell'alcol su una coscia e ci infilò un grosso ago collegato ad un tubo che saliva fino ad una sacca piena di un liquido opalescente. Poi venne un giovane medico che gli applicò al braccio sano un apparecchio di cuoio e di metallo per misurare qualche cosa. Scendeva la notte e la febbre gli mostrava le cose come se le stesse guardando attraverso un binocolo teatrale. Erano reali e dolci e al tempo stesso leggermente repugnanti, come se stesse guardando un film noioso, ma pensasse che fuori, in strada, era anche peggio. E allora continuava a guardare il film. Arrivò una tazza di un meraviglioso brodo dorato che profumava di porco, di sedano e di prezzemolo. Un pezzetto di pane, più prezioso di un intero banchetto, vi si andò sbriciolando poco a poco. Il braccio destro non gli faceva più tanto male e solamente il sopracciglio, suturato, si faceva sentire ogni tanto con un pulsare caldo e rapido. Pensò che adesso forse sarebbe riuscito a riposarsi. Era un po' scomodo, a pancia in su, ma passandosi la lingua sulle labbra secche e riarse, sentì il sapore del brodo e sospirò di felicità, addormentandosi. All'inizio fu un caos. Stava correndo nell'oscurità, ma in alto il cielo, attraversato dai rami degli alberi, era meno buio che il rosso. Il sentiero, pensò, ho perso il sentiero. I suoi piedi sprofondavano in uno strato di fango e di foglie, e non poteva più fare un passo senza che i rami degli arbusti gli graffiassero le gambe e il torso. Ansimante, sapendosi bloccato nonostante l'oscurità e il silenzio, si accottò in scuola. Il sentiero non doveva essere lontano. Con le prime luci del giorno respirare.
tossire, ogni tanto un dialogo a bassa voce. E tutto era piacevole e rassicurante, senza quel tormento, senza... Ma non voleva più pensare all'incubo. C'erano tante cose con cui intrattenersi. Si mise ad osservare il braccio ingessato e le culette, che lo tenevano così comodamente sospeso a mezz'aria. Sul comodino gli avevano messo una bottiglia di acqua minerale. Beve avidamente. La febbre doveva essersi abbassata, perché adesso si sentiva la faccia fresca. Il dolore al sopracciglio era quasi cessato. Ripensò al momento in cui, quella mattina, era uscito dall'hotel per andare a prendere la moto. Chi avrebbe immaginato che sarebbe andata a finire così? Cercò di ricostruire la dinamica dell'incidente, ma tra lo scontro e il momento in cui lo avevano sollevato dal suolo c'era come un buco nero, un vuoto che non gli permetteva di ricordare nulla, e aveva l'impressione che quel vuoto, quel nulla, fosse durato un'eternità e che lui fosse passato attraverso qualcosa, percorrendo distanze immense. E poi, quando era uscito dal buco nero e lo avevano sollevato dal suolo, aveva provato come un sollievo, nonostante il dolore del braccio fratturato e il sangue che gli colava sul viso, nonostante la botta al ginocchio, nonostante tutte queste cose, aveva provato sollievo. Ed era strano. Ora di nuovo lo vinceva il sonno, tirandolo dolcemente verso il basso. Il cuscino era così morbido, e nella gola riarsa sentiva la freschezza dell'acqua minerale. Forse adesso sarebbe riuscito a riposarsi davvero, senza quei maledetti incubi. La luce viola della lampada sfumava dolcemente. Siccome dormiva a pancia in su, non lo stupì la posizione in cui si ritrovò, ma l'odore di umidità, di pietra trasudata in infiltrazioni, gli serpò la gola e lo obbligò a capire. Fu inutile aprire gli occhi e guardarsi intorno, era avvolto dall'oscurità più assoluta. Fece per mettersi in piedi, ma sentì le corde ai polsi e alle caviglie. Lo aveva legato al pavimento di pietra gelido e umido. Il freddo gli penetrava nella schiena nuda, nelle gambe. Con il mento cercò di toccare il suo amuleto e si accorse che glielo avevano strappato. Ora era perduto. Nessuna preghiera. Lo avevano portato al Teokagi, si trovava nelle prigioni del tempo, in attesa del suo turno. Sentì urlare, un urlo rauco che rimbalzava tra le pareti. Era lui che urlava. Urlava perché era vivo. Il suo corpo si difendeva da ciò che stava per accadere. Ai suoi compagni rinchiusi nelle altre prigioni, pensò a quelli che già salivano i gradini del sacrificio. Urlò di nuovo, un urlo strozzato, riusciva a malapena ad aprire la bocca. Si sentiva l'uccello serrato, e al tempo stesso come se fossero di gomma e si aprissero lentamente con uno sforzo interminabile. Il cigolio dei catenacci lo scosse come un colpo di polso, contorcendosi, lottò per liberarsi dalle corde che gli incidevano la carne, tirando con il braccio destro.
portavano via lungo lo stretto corridoio. Ma quelli con le torce camminavano avanti, illuminando le pareti umide e il soffitto, così basso che dovevano chinare il capo. Lo portavano via a pancia in su, con il viso a un metro dal soffitto di roccia viva, illuminato dal riflesso delle torce. Quando al posto del soffitto fossero apparse le stelle e davanti a lui si fosse innalzata la scalinata piena di grida e di danze, sarebbe stata la fine. E il corridoio sembrava non finire mai, ma prima o poi sarebbe finito e avrebbe visto il cielo pieno di stelle. Gli aiutanti avanzavano nella penombra rossa, strattonando violentemente, e lui non voleva, ma come impedirlo se gli avevano strappato l'anello, che era il suo vero cuore, il centro stesso della vita. Entrò ad un balzo nella notte dell'ospedale e vide il soffitto alto e rassicurante. Pensò che doveva aver gridato, ma gli altri malati dormivano tranquilli. Sul comodino la bottiglia d'acqua sembrava una bolla, un'immagine traslucida contro l'ombra azzurrognola dei finestroni. Cercò di riprendere fiato e di dimenticare quelle immagini che rimanevano incollate alle sue palpebre. Ogni volta che chiudeva gli occhi le vedeva formarsi immediatamente e si drizzava terrorizzato e al tempo stesso felice. Felice di sapere che adesso era sveglio, che la veglia lo proteggeva, che presto si sarebbe fatto giorno, con il buon sonno profondo che si dorme all'alba, senza immagini, senza sogni, senza nulla. Faceva fatica a tenere gli occhi aperti. Il torpore era più forte di lui. Fece un ultimo sforzo, abbozzando con la mano sana un gesto verso la bottiglia d'acqua. Non arrivò a prenderla, e le sue dita si chiusero in un vuoto di nuovo nero, e il corridoio continuava interminabile, con improvvisi bagliori rossastri, e lui a pancia in su. Stava per finire, che saliva, aprendosi come una bocca d'ombra, e dall'alto una luna calante gli cadde sul volto. Ma gli occhi non volevano vederla, disperatamente si chiudevano e si riaprivano, cercando di passare dall'altra parte, di vedere di nuovo il soffitto rassicurante dell'ospedale. Ma ogni volta che apriva gli occhi, era la notte. Stavano portando su per la scalinata, con la testa penzolante all'indietro, e in alto c'erano il falò, le colonne di fumo profumato, e vide la pietra rossa, brillante di sangue che scorreva, e il ciondolare dei piedi del sacrificato, che poi facevano rotolare giù per la scalinata nord. Con un ultimo sforzo chiuse gli occhi, cercando di svegliare. Sotto le sue gambe.
anche nella magia di quel sogno strano lo avevano sollevato dal suolo. Anche nel sogno qualcuno gli si era avvicinato con un coltello in mano. Si era avvicinato a lui, sdraiato a pancia in su.